così trattare di queste cose su cui spendiamo un po' di passione nella nostra vita. Allora, io parlando del mio tema penso che in qualche modo farò un approccio che allarga un po' il concetto di blasfemia e che passa forse anche a quella blasfemia verso la coscienza degli altri che è l'intolleranza o la persecuzione. Quindi insomma sarà non solo una blasfemia in senso stretto, per cui ho visto molto velocemente la voce di Adriano Prosperi nel recente dizionario dell'Inquisizione, insomma. Ecco, allora io parlo appunto forse di questo, che in senso un po' allargato. E anch'io premetto come Campanini che assolutamente credo che l'espressione piena della propria libertà religiosa di pensiero non è minimamente limitata dal fatto, dall'esigenza del rispetto nei confronti delle religioni o dei personaggi religiosi in cui gli altri credono. Non capisco, io nella mia testa posso considerare ridicolo Maometto, chiunque, qualsiasi religione, nella mia testa non capisco cosa mi dia in più alla mia libertà il fatto di dover sostanzialmente fare una vignetta dove insomma, che è un vilipendio di Maometto piuttosto che di Gesù Cristo piuttosto che di altri personaggi, non aggiunge niente alla mia libertà, anzi sinceramente insomma la considero forse anche un certo aspetto un po' quasi di isteria e intolleranza alla rovescia. Che bisogno hai, no, di prendere in giro in maniera anche molto volgare, sapendo che per delle altre persone, o bene o male, avranno torto, avranno ragione, quindi tu hai il tuo pensiero, nessuno ti costringe ad aderire, ecco, l'importante è che nessuno mi costringe ad aderire a nessuna religione o a un'altra religione, però sostanzialmente non capisco che cosa aggiunga questo, anzi sostanzialmente secondo me distrugge e crea delle cose spiacevoli, dei conflitti che poi non penso che valga la pena sostanzialmente mettere a repentaglio molte vite umane per un'isteria di dire che io devo poter sputtanare Maometto con una vignetta dove non lo so, ecco, mi fermo. Quindi questo qui è il mio parere. Venendo all'ebraismo, vorrei iniziare ancora con una menzione fatta del fatto che anche nella Bibbia ebraica, che poi per quello che cito è l'Antico Testamento cristiano, c'è un valore nella dispersione umana, perché in genere ci hanno insegnato che il peccato di Babele è che gli uomini vogliono conquistare il cielo, non è affatto così. Secondo l'esegesi ebraica il peccato di Babele è che gli uomini che Dio voleva spargere nel mondo non vogliono spargersi, e secondo il concetto ebraico è la generazione odor a afrada, generazione della dispersione. Il peccato babelico non è la scalata al cielo, è che non vogliono disperdersi, non vogliono spargersi nel mondo, come sembra essere il progetto divino. Questa almeno è l'esegesi ebraica uniforme. Allora, io poi vorrei dire sinceramente un'altra cosa, no? Che abbiamo i grandi canoni religiosi, il Tanakh ebraico, cioè la Bibbia ebraica, che è l'Antico Testamento meno i libri deuterocanonici, la Bibbia cristiana, che in più con i deuterocanonici ha il Nuovo Testamento, il Corano. Cioè, ora, specialmente forse per Antico Testamento diciamo e Bibbia ebraica, ma insomma sostanzialmente detto tra noi, tu ci trovi quasi tutto e quasi il contrario di tutto. I rabbini l'hanno talmente capito che hanno fatto un midrash shnei ketuvim, cioè un midrash che va a cercare nella Bibbia l'affermazione ed esattamente il suo contrario. E le trova,
trova un sacco di affermazioni, no, nel Midrash Neket Uvim, nel Midrash dei due versetti opposti, dove cita questo. Ecco, tra l'altro nella già citata cosa, ci sono due scuole rabbiniche, no? Come dice il Talmud, citato il mio amico Giuseppe Veltri prima, cioè aggiunge anche, guarda, c'è una disputa, bene, sia questa che questa è parola di Dio, ma la classe fa secondo questa, è parola di Dio, ma una non diventa normativa. Allora, sostanzialmente, quindi, io penso che se noi vogliamo, troviamo nella Bibbia, nel Corano, 10 possibili approcci, sicuramente un approccio per una visione pacifista, gandhiana, niente, tutto bello così, un approccio guerrafondaio, no? Perché sostanzialmente io non sono un esperto islamista, ma credo che molte delle cose che fa ISIS ci sta scritte nel Corano, però non ci sta scritte solo quelle, però ci sta scritte. Del resto, ma nell'Antico Testamento, che poi è Bibbia ebraica, e per un cristiano, se uno dice che non è più importante, è nell'eresia marcionita, IV secolo, no? Perché dire che l'Antico Testamento non è più importante è eretico. Ma anche lì pochi sanno che la norma di uccidere l'adultera sta scritta nel Levitico, come di uccidere l'omosessuale o chi si unisse agli animali. Le guerre, i massacri abbondano. Allora, nella Bibbia ebraica ci trovi tutto e anche un po' il contrario di tutto, ma anche nella Bibbia cristiana. Allora, qua il discorso è questo, che se uno parte per la tangente e fa il massimalista, fa dire alla Bibbia quello che vuole. La Bibbia può essere il manuale di uno di grande sinistra, di sinistra, però è stata anche il manuale di quali destre. Allora, qua dobbiamo metterci d'accordo che se l'approccio è questo non ne usciamo. Probabilmente il problema è veramente ermeneutico, cioè ci vuole un qualche cosa che, non lo so, sarà l'esegesi, sarà l'ermeneutica, ma impedisce queste settorializzazioni, queste prospettiche settoriali, parziali e completamente, che completamente tradiscono il messaggio biblico. E questo perché? Perché la Bibbia è una vicenda di passioni, una storia amorosa, è già stato detto, non è un manuale, non è una Summa teologica. E probabilmente neanche il Corano, però se no, ragazzi, ma chi ha il coraggio di dire che non è vero quello che io adesso ho detto? Cioè, se tu vuoi trovare un manuale per fare il guerrafondaio o le crociate, ma lo trovi ampiamente. E se tu invece vuoi trovare un manuale per fare il San Francesco d'Assisi o Papa Francesco, ce lo trovi. Allora qua il problema sarà che dobbiamo capire qual è l'approccio a questi testi, in cui è scritto ma tantissimo e anche il contrario di tantissimo, e quindi bisognerà avere una specie di bussola o di navigatore. Oggi abbiamo un navigatore, cioè ci vorrebbe il navigatore dell'esegesi, diciamo che vada bene, nella Bibbia e nel Corano. Ora, ancora, no? È già stato detto, anche la legge islamica, da qualche relatore che mi ha preceduto, non è un codice, ma neanche la Torah, il Tanakh, può essere solo un codice, può essere solo un codice. Allora, cioè, a questo punto poi invece allora veniamo a quella che si può considerare una blasfemia anti-ebraica che dai primi secoli, diciamo, con la teologia della sostituzione, no? Prima Israele era il popolo eletto, adesso Dio l'ha rinnegato, quindi diventa diseletto a favore della Chiesa, con un'assurdità teologica incredibile, perché della prima Chiesa che veniva dalle genti e dalla circoncisione c'erano diverse migliaia di ebrei. Scusa, cioè c'era diverse migliaia. Quindi si può dire, gli ebrei hanno rifiutato Gesù Cristo, se vuoi, la maggioranza degli ebrei ha rifiutato Gesù Cristo. Ma poi, tra l'altro, l'ha rifiutata perché la concezione messianica ebraica dell'epoca prevalente
ma non può accettare questa concezione messianica di Gesù umile e povero che muore, perché il Messia ebraico non è Dio, non è figlio di Dio, non nasce da una vergine, non cavalca un asinello, non perde, non gli fa la pelle, ma cavalca un destriero, deve vincere politicamente, militarmente contro i romani. Ti libera dal giogo di Roma e non dal peccato, ti ridà l'indipendenza dello Stato di Israele e non ti libera dal male. Questo deve essere chiaro. Allora potete anche capire se questa era la concezione prevalente che ha animato le due guerre giudaiche. E infatti, siccome i romani della decima legge, dove forse c'era qualche vostro bis antenato, gli hanno spezzato le reni, per un po' gli ebrei dopo la seconda guerra non vogliono sentire parlare di Messia. Nella Mishnah è quasi assolutamente assente, e anzi c'è un passo che dice: se stai piantando una pianticella nell'orto e ti dicono che è arrivato il Messia, finisci di piantare la pianticella. Se per caso poi vuoi andare a vedere, vai, ma non farti troppe illusioni. E poi qualche secolo dopo l'idea del Messia rientrerà chiaramente depoliticizzato e de leader politico-militare un pochino, no? Ecco, quindi, cioè, allora sostanzialmente diciamo che la blasfemia cristiana, anche dai primi secoli, anche dai patristica, ha menzionato prima il relatore nostro qui, cioè Agostino, no? Che a un certo punto è uno dei più tremendi, cioè di odio blasfemo contro gli ebrei, dice sinagoga è un lupanare di orgi, qua chi più ne metta, non c'è imbarazzo a trovare frasi di una violenza incredibile patristica, come dimostra il fatto che tutti i documenti conciliari sono basati su citazioni bibliche patristiche. La nostra Etate, capitolo 4, non cita nessun padre, perché è difficile citare i padri per la nostra Etate, per l'approccio della nostra Etate, no? Ecco, allora sostanzialmente a me pare che questa blasfemia che è presentissima in Tertulliano, in molti padri della Chiesa, ci sono molte opere, queste cose, no? Prima Agostino dice popolo quindi maledetto, deve scomparire. Poi coi secoli non scompare, allora non scompare perché infatti deve essere il testimone vivo, no? Maledetto, che dice la religione vera cristiana è la tua. Bene, cioè, ok, collochiamolo nel tempo, fin per carità, ci mancherebbe. Però qua sostanzialmente io vedo, se dovessi connotare, la radice di questa blasfemia è che invece di mettere come fa la Dignitatis Humanae, dichiarazione del 1965 disponibile in internet, in Google digitate Dignitatis H davanti Humanae. Io l'ho riletta qualche tempo fa, mi sono chiesto se era scesa da Marte la settimana precedente. Vi suggerisco di andare a rileggere la Dignitatis Humanae, un linguaggio di una eccelso spiritualmente, che si ferma davanti alla coscienza dell'ebreo, del musulmano, del coso, e non gli dice convertiti se no vai all'inferno, ma dice continua a vivere con sincerità la tua cosa. Questo vuol dire, parlavo prima un attimo con Alberto, il primato, che nel rapporto con Dio il primato è della persona e della sua coscienza e non della verità, if any, perché poi stabilire la verità, sì, è facile con le religioni, dopo in concreto stabilire la verità a volte può essere anche molto problematico all'interno dello stesso cristianesimo, tant'è vero che col concilio hanno fatto botte più di una volta, si sono anche ammazzati nei concili, no, cioè andavano là col manganello, ecco. Allora, sostanzialmente, quindi, qua si tratta, secondo me, di smetterla di bestemmiare contro la coscienza di un uomo che è più assoluto di qualsiasi religione, a mio avviso. Nostra Etate,
Se dichiarate eretico mai in questo momento, dichiarate eretico il Concilio Vaticano II e la nostra Aetate, che vi suggerisco appunto di andare a rileggere perché è estremamente interessante. Lo considero un vertice, un apice di spiritualità, ecco, perché mi sembra che sia proprio così. Allora, procedendo, vorrei ora provare a connotare anche alcuni aspetti della blasfemia anti-ebraica e provare poi a vedere se ce n'è una ebraica anticristiana, no? Allora, sostanzialmente Maimonide, che come sapete è l'Aristotele ebraico, perché un secolo prima, è il Tommaso d'Aquino ebraico, che un secolo prima, avendo riscoperto Aristotele, prende il brodo dell'ebraismo e dalla padella di quello che è stato come categorie culturali fino a Maimonide, lo vuota nel nuovo contenitore categoriale dell'aristotelismo, non senza qualche problema, perché per Aristotele la creazione dal nulla è un assurdo, la risurrezione dei morti è un assurdo, quindi ci deve un po' mettere qualche piccolo adattamento, no? Alla fine fa per l'ebraismo un secolo prima quello che San Tommaso d'Aquino farà per il cristianesimo un secolo dopo, no? Ecco, e c'è forse una piccola differenza, che mentre, diciamo, fino ad oggi, o potrei dire fino quasi ad oggi, l'approccio tomistico, aristotelico-tomista di Tommaso è ancora il cavallo di battaglia ampiamente della teologia, perché si è diffuso a larghissimo livello, nel mondo ebraico no. Maimonide è stato un po' una cosa elitaria di filosofi, perché a livello di ebreo, diciamo, popolare, di strada, la filosofia di Maimonide, no? Non è quella che guidava la vita, la spiritualità, è stato di più la mistica e la Kabbalah probabilmente, quindi non ha avuto l'importanza, anche perché è già stato detto, ma possiamo ripeterlo, che l'ortodossia all'ebraismo non interessa. Tu puoi dire anche quello che vuoi su Dio, non c'è nessun concilio che ti condannerà, non c'è un papa, un vescovo che indice un concilio per dire anatema sì, no? Quindi ecco, sono stato pensato molte cose. Allora, ora vorrei, mi è sembrato di capire che soprattutto, diciamo, nelle blasfemie antiebraiche dell'inizio del secondo millennio, no? È interessante vedere come le accuse più tremende che i cristiani fanno, l'Inquisizione, all'ebreo, non sono cose che sono cose che l'ebreo non potrebbe mai fare, ve lo spiego poi, ma sono esattamente la mostruosità più grande che può fare un cristiano. Per esempio, li accusano di profanare l'ostia, no? Perché tra l'altro sapete che il culto eucaristico comincia nel secondo millennio, no? Quindi insomma, sostanzialmente i miracoli di Bolsena, perché gli stessi preti un pochino, forse qualcuno dubita, allora eccetera, no? I santuari eccetera. Allora, siccome il cristiano che si è nutrito del corpo di Cristo emana odor suavitatis, ergo l'ebreo puzza. E non è una novità che l'ebreo puzza, perché avete detto già i romani, insomma, no? O se no, altra cosa. Voi sapete che per l'ebraismo il sangue è un tabù. Perché? Nella Bibbia ebraica il sangue è la vita, ha un'energia di vita. Il sangue di Abele versato da Caino è una bomba atomica che dalla terra esplode verso Dio gridando vendetta. È un'energia, è la vita, e per cui non puoi mangiare un vitello col sangue dentro che è la vita. Devi quindi dissanguarlo con la macellazione rituale, tagliando la vena giugulare completamente, perché non puoi mangiare il sangue che è la vita, non puoi, no? E il sangue che sarebbe vita nel sangue mestruale della donna è un sangue fallito,
che ha mancato il bersaglio e quindi invece che energia di vita è energia di morte di cui la donna si deve liberare, la rende impura, no? Quindi il tabù del sangue. Pensate mo che una delle accuse classiche contro gli ebrei, no, è che a Pasqua uccidevano i bambini per prendere il sangue e impastare le mazzot, no, il pane asimo pasquale, di sangue e mangiarsi delle belle mazzot col sangue. Cioè, non esiste. Però è curioso che l'accusa perfida, blasfema, è esattamente, cioè, una cosa assurda per l'ebreo, o se no il massimo della profanazione che può fare un cristiano profanando l'ostia, no? Interessante. Ecco, poi, allora, in questo senso noi abbiamo anche, invece, insomma, spesso si è sentito appunto dire passi anticristiani nel Talmud, no? Dove, oppure nelle Toledot Yeshua, la storia di Gesù, e, per esempio, una così blasfemia ebraica anticristiana, ma poi vedremo se effettivamente, insomma, anche che natura hanno questi passi. Non ho parlato un quarto d'ora, 20 minuti però ancora. Sto guardando l'orologio. Grazie. Quindi dicevo che allora, no, si parla Gesù ben Pandera, figlio di un soldato romano Pantera, che si sarebbe unito a sua madre Maria, quindi sarebbe figlio, sarebbe un figlio appunto bastardo, perché sostanzialmente gli studi oggi anche di Maier, ma di tanti altri, hanno mostrato che spesso queste sono delle interpolazioni anche successive, quando la polemica ebraico-cristiana era già in qualche modo così. Chiudo semplicemente con un piccolo cenno a vedere proprio, per esempio, diciamo, citerò gli ultimi due episodi. L'inquisizione di Urbano VIII, siamo all'inizio, prima metà del 600, no? Allora, Urbano VIII è papa, siamo nel 1624, un ebreo ad Ancona si converte al cristianesimo e va come prima cosa dall'inquisitore di Ancona a dire: gli epitafi del cimitero ebraico di Ancona contengono bestemmie e eresie. L'inquisitore, che era già un po' secondo la nostra età, ti dice: ma va a fare un giro. Allora il converso va dal vescovo, il quale invece ci marcia, perché poi si tratta di chiedere parecchi soldi anche per fare cancellare gli epitafi, martello e scalpello, no? Così, allora, conflitto inquisitore-vescovo ad Ancona, 1624, il caso va al Sant'Ufficio di Roma, presieduto da Urbano VIII. Fanno un lungo processo, mandano a prendere i corpi del reato, cioè un ebreo copia 23 epitafi, poi li traduce, però a traduzione brutta ne fanno una un po' più bella, sentenza colpevoli. Quindi contengono eresie, dopo vi dico le eresie. E quindi mandano, così, con tasse salate di soldi così, a scalpellare in un primo tempo, lasciando solo il nome del morto e data, poi cancellano tutto e nel 25 questo prelude a una bolla di Urbano VIII che proibisce assolutamente neanche l'epitafio, per diventare un sasso al cimitero degli ebrei, no? E le eresie sono che il requiescat in pace ebraico è Tein afshot serurabit serora chaim, sia la sua anima, di lui e di lei, legata nel fascio della vita, che tra l'altro è preso da una citazione biblica. Eretico perché? E se non credi in Gesù non c'è il fascio della vita, eresia. Se poi si cita il Messia, perché appunto ancora lo attendono, è eresia perché è già venuto, no? Cioè, eresia, cioè. Ecco, e vorrei terminare con un cenno ai documenti di Papa Lambertini, Benedetto XIV, che sono stati anche ampiamente pubblicati da Marina Caffiero nel suo libro Battesimi Forzati, sulla teologia del favor fidei, cioè la fede e il battesimo viene prima di tutto. Quindi io non ho bisogno del sì
del battezzando o del bambino o dei suoi genitori, perché la teologia del favor fidei è come la teologia del defibrillatore. Cioè, se il 118 è chiamato in un posto dove c'è stato un incidente grave e c'è una persona che sta morendo, per applicare il defibrillatore alias battesimo che lo salva, non sente il bisogno di dover chiedere il permesso né a lui, che lui comunque adesso è svenuto, no? Ma neanche ai suoi genitori. Gli fa il defibrillatore, punto e basta, perché questo è il battesimo, diciamo, di questa normativa. Potrei raccontarvi delle cose sul fatto che in una coppia ebraica il padre si converte al cristianesimo. Può forse portare a battezzare i suoi bambini alla Chiesa Cattolica piccoli? Beh, ha la patria potestà? Sì, ergo può. E se lo fa la mamma? Ha la patria potestà? No. Però può perché agit tanquam vir. E la nonna non ce l'ha. Può perché agit tanquam avula. Va bene, cioè, comunque sostanzialmente è un po' il principio del defibrillatore. Ora, io penso che questo sia blasfemia e stupro delle coscienze, delle fedi. Quindi sarebbe veramente bene ritornare alla nostra etate, rileggerla e sostanzialmente avere questa capacità di pensare che nel rapporto con Dio il primato assoluto sarà la coscienza di ogni uomo piuttosto che altre cose.